Ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In prima pagina al notiziario, un servizio che arriva da San Donà di Piave, e parliamo di aziende, parliamo di attività produttive, in particolare in questa città e nel suo comprensorio. Per quanto riguarda i rifiuti, le aziende usufruiranno di uno sconto. Sentiamo. Cambia il sistema di raccolta anche per le utenze non domestiche. Chi produrrà meno rifiuti pagherà di meno. Si tratta dell'argomento discusso in due incontri all'auditorium del Centro Culturale Da Vinci, a cui hanno partecipato una cinquantina di imprenditori con attività commerciali, artigianali, di ristorazione, alberghiere, oltre ai referenti di alcune scuole. Il nuovo criterio si basa sulla produzione del rifiuto secco, indifferenziato, in funzione della quale cambierà il bidone. Le attività sono distinte tra piccole e grandi utenze. Le prime sono tutte le categorie che non producono tanti rifiuti, come piccoli uffici, studi professionali, assicurazioni, notai. A queste, a partire da febbraio, sarà cambiato il bidone da 70 litri, ora in uso, con un contenitore da 120 litri, analogo a quello dei nuclei familiari. Ogni bidone di colore grigio è dotato di transponder, ossia di un meccanismo elettronico di riconoscimento del singolo utente, meno sarà l'immondizia prodotta da ciascuna attività e raccolta da Veritas, meno costosa sarà quindi la bolletta. Per le grandi utenze, il transponder sarà applicato al bidone già a disposizione, in base al tipo di azienda. Le attività hanno diritto a due prelievi l'anno, ognuno al massimo di 5 metri cubi di rifiuti ingombranti o beni durevoli, ha spiegato il referente di Veritas, Elenio Papa. Si tratta di scarti voluminosi come tavoli, armadi, materassi, apparecchi elettrici o elettronici simili a quelli domestici come il frigo o la stampante piccola. Non sono tali il banco frigo o la stampante voluminosa multifunzione, come tutti gli strumenti che sono fonte di reddito, che devono essere ritirati da ditte specializzate. Per il ritiro di carta e cartone, vetro, plastica e latine, le utenze commerciali possono ottenere due svuotamenti settimanali, prenotando il secondo ritiro. Altro punto trattato è l'accesso all'ecocentro di Via Maestri del Lavoro. Alle ditte è consentito solo per rifiuti assimilabili agli urbani, come carta, cartone e ramaglie, ma se compiuto con il furgone aziendale è necessario chiedere un'autorizzazione preventiva a Veritas. Le regole di esposizione dei bidoni rimangono invariate, dalle 20 alle 5. Oltre altri due appuntamenti informativi della raccolta puntuale dedicata alle aziende saranno per il prossimo martedì dalle 18:45 e alle 21, sempre al centro Da Vinci. Importante operazione dei carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno portato alla scoperta di uno spacciatore che era cameriere a Venezia e pusher di eroina a Portogruaro. GN le sue iniziali, è un 33enne originario di Arzignano che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Portogruaro, diretti dal capitano Michele Laghi, dopo una serie di appostamenti e indagini che hanno portato a scoprire la doppia vita del cameriere. Gli investigatori del nucleo radiomobile sabato hanno deciso di far scattare il blitz. Hanno atteso quindi che il 33enne residente nella cittadina dell'Emene arrivasse a casa. Mentre stava percorrendo via stadio in bicicletta, lo hanno fermato per un controllo. Un controllo che poteva sembrare di routine, ma che ha innervosito il cameriere. Da qui è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato 13 grammi di eroina contenuti in un cellophane dentro un pacchetto di sigarette. Gli investigatori sospettano che il cameriere, dipendente di un locale nel centro storico di Venezia, spacciasse la sostanza in centro storico a Portogruaro. Per lui è quindi scattato l'arresto. Poco dopo a finire nei guai è stato anche DC, un 52enne nativo di Concordia ma residente a Portogruaro, che è stato fermato per un controllo in centro storico. I carabinieri lo hanno denunciato per il possesso di 6 grammi di eroina. Ad un musicista 29enne di Portogruaro è bastato avere 2 grammi di marijuana per essere segnalato alla prefettura come assuntore. Domenica mattina invece è finito nei guai un 24enne di Gruaro, che è stato fermato dalla radiomobile nel centro commerciale adriatico. Il giovane aveva con sé un coltello a serramanico, il cui possesso illegale gli è costato la denuncia a piede libero. E adesso andiamo con il prossimo servizio a Meduna di Livenza, ai nostri microfoni, il sindaco di Verona Tosi, fondatore del Movimento Fare, il quale dice: servono provvedimenti per far funzionare le banche. Sentiamo. Ci troviamo qui a Meduna di Livenza con il segretario di Fare, Flavio Tosi. Allora, segretario,
a livello nazionale. Innanzitutto cosa sta succedendo e specialmente per quanto riguarda il reparto bancario? Ma per quanto riguarda le banche, visto che i nostri territori, il Veneto in particolare con Treviso e Vicenza, ma anche a livello nazionale, sono stati colpiti dal dramma della gestione di alcune banche che hanno massacrato gli imprenditori, i soci, gli azionisti. L'importante è provare a non fare demagogia, perché ovviamente bisogna adottare dei provvedimenti per fare in modo che il sistema bancario italiano non collassi. Perché o si pensa a un'Italia senza banche, però chi deve comprare una casa il mutuo glielo dà la banca, l'imprenditore che ha bisogno di un affidamento, di un prestito va in banca. Era bisogno distinguere il piano della responsabilità dei banchieri che hanno gestito male dal fatto di far funzionare le banche. Dico la responsabilità perché? Perché io scommetto che ci troviamo qua fra qualche anno, forse uno, ma probabilmente neanche uno, dei banchieri che hanno causato determinati dissesti in Italia pagherà. Mentre invece un sistema serio dovrebbe far pagare gli errori a chi li ha commessi. Se pensiamo all'esempio degli Stati Uniti, che è un sistema giudiziario che funziona, dove il famoso Madoff, del quale magari in Italia ci siamo dimenticati, che aveva all'epoca più di 70 anni, è stato condannato a 150 anni di carcere, oggi ha 80 anni, è ancora in carcere, non uscirà dal carcere, ma perché lì c'è un sistema giudiziario serio. In Italia un Madoff non sarebbe probabilmente mai entrato in galera o sicuramente ne sarebbe già uscito. E questa è la questione responsabilità. L'altra questione, ripeto, è che comunque sono indispensabili dei provvedimenti che rimettano in piedi il sistema bancario italiano e che facciano in modo che le banche riprendano a fare le banche, ovvero sia che facciano prestiti alle famiglie e alle imprese, perché se non c'è liquidità, se non c'è la possibilità per gli imprenditori di investire e per le famiglie di avere la possibilità di spendere, il sistema italiano collassa. La dimostrazione è il caso dei Monti dei Paschi di Siena, dove alla fine l'aumento di capitale lo sosterrà lo Stato italiano, ma per far sì che una parte di quel, perché uno dice lascia che il Monte dei Paschi fallisca, se il Monte dei Paschi fallisce si trascina dietro altre grandi banche e quindi alla fine ne ha un danno tutta l'Italia. E allora ripeto, bisogna avere la concretezza, la serietà di dire paghino duramente col carcere i banchieri che si sono comportati male, si salvino le banche per il bene dell'economia. E andiamo adesso a Caorle, dove la casa di riposo Don Moschetta punta all'assistenza domiciliare. Sentiamo. L'azienda speciale Don Moschetta investe ulteriormente sull'assistenza domiciliare per anziani. Il personale della cooperativa Itica, dall'inizio dell'anno, che si occupava del servizio di assistenza domiciliare e della consegna dei pasti a domicilio nel territorio comunale di Caorle, è passato alle dipendenze dirette della Don Moschetta, che gestisce l'omonima casa di riposo. Si tratta di un passaggio che abbiamo voluto fare, ha spiegato il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, Giovanni Carrer, per un duplice motivo. Il primo è che l'acquisizione ci permetterà di risparmiare da un punto di vista operativo ed economico. Il secondo è che potremo garantire ai dipendenti delle migliori condizioni lavorative, con la prospettiva di essere assunti a tempo indeterminato. Attualmente gli addetti sono ingaggiati a termine. Il personale che si occuperà dell'assistenza a domicilio di anziani e ammalati, assunto per il momento a tempo determinato, è costituito da 5 operatrici e da un assistente sociale. Da anni queste figure svolgono un lavoro molto valido nel territorio e meritano tutta la nostra fiducia, ha aggiunto ancora Carrer. La casa di riposo ha fatto ancora di più per migliorare il servizio di assistenza domiciliare, acquistando 5 nuove autovetture e allestendo un edificio dedicato che nelle intenzioni di Carrer dovrà diventare una sorta di punto di accoglienza per il cittadino che desidera informarsi sul servizio o che decide di usufruirne. Cambia gestione il bar dell'ospedale civile di San Donà di Piave e con essa entro l'estate raddoppieranno anche le dimensioni per fornire più comfort e servizi all'utenza. Con la consegna delle chiavi effettuata dalla ditta Sonia Zago, la conduzione del bar è passata al vincitore della gara a valenza europea per la concessione e la gestione dello stesso, ossia alla Sirio Spa di Ravenna, la quale riaprirà giovedì della prossima settimana dopo 9 giorni di pausa indispensabili per procedere alle nuove forniture e al nuovo allestimento. Questo assetto
resterà invariato sino alla prossima estate, quando, completati i lavori di ampliamento dell'ospedale, il bar verrà ampliato dagli attuali 43 metri quadri ad una superficie complessiva di 89 metri quadri, con l'installazione di un nuovo e ampio bancone, nuovi arredi, più tavoli per consumare colazioni e spuntini. L'edicola dell'ospedale resterà aperta sino alla scadenza naturale della concessione quinquennale, cioè fino ad maggio. Poi la vendita di quotidiani e riviste verrà accorpata al bar. E adesso andiamo con il prossimo servizio a Jesolo, parliamo di tasse per i cittadini. La Tari sarà più bassa, quindi resterà anche ferma la tassa di soggiorno. Sentiamo. Servizi ai cittadini invariati a blocco della tassazione. È la linea guidata dal bilancio di previsione 2017 di Jesolo che verrà portato all'approvazione del Consiglio questa sera. Il sindaco Valerio Zoggia conferma il blocco della tassazione pur mantenendo invariati i servizi. Quello elaborato è un bilancio che presta attenzione alle famiglie, spiega il primo cittadino. In particolare va segnalato un calo della Tari per i cittadini e le categorie produttive compreso tra il 5 e il 10%. Il nuovo assetto tarifario porterà a una riduzione per le utenze domestiche dei cittadini residenti con una quota in media del meno 9%. Le utenze domestiche turistiche, quindi non residenti, aumenteranno invece in media del 7% a causa del ridimensionamento delle quote variabili. Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali, la riduzione media della Tari sarà dell'1,30%. Abbiamo pensato prima ai nostri cittadini e a chi lavora qui a Jesolo, ha poi ribadito. Invariati, come tra l'altro previsto dalla legge, gli esborsi per la tassa di soggiorno, che sarà in vigore dal 1 giugno al 30 settembre con importi variabili, tra i 2 euro per gli hotel a 5 stelle e i 50 centesimi per quelli a una stella. Al turismo abbiamo riservato circa 3 milioni di euro, conclude il sindaco, un importo frutto della tassa di soggiorno e che verrà usato per la promozione della città e l'allestimento di grandi eventi. In questo senso confermiamo manifestazioni consolidate, come le Frecce Tricolori e il Festival Show, per le quali è necessario fissare già da ora le date. Per le altre, che sono state contestate, come Miss Italia e la Beach Arena, deciderà il prossimo sindaco, anche se, per anticipare i tempi, chiederò ai candidati di sottoscrivere un accordo, se favorevoli, per agevolare l'organizzazione. E a Sastino parliamo di integrazione, parliamo di provvedimenti a favore di quelle famiglie che sono residenti nel comune ma sono soprattutto famiglie straniere. Infatti si parla di prevenire l'abbandono scolastico, in particolare dei ragazzi originari dei paesi dell'est. Il comune predispone un progetto per fermare un fenomeno che a Sastino di Livenza ha assunto indici seri. Comunque a scuola apriranno una fase di sperimentazione in alcune classi dell'istituto comprensivo Montalcini per un biennio e per 15 ore settimanali. La dimensione del fenomeno, fanno sapere dal comune, è diventata notevole visto che in paese vivono circa 220 persone dell'est, in particolare dell'ex Jugoslavia. Di queste circa la metà sono minori e tra questi moltissimi sono in età dell'obbligo scolastico. Le segnalazioni provenienti dalle scuole e il monitoraggio dei servizi sociali confermano la sistematica difficoltà dei ragazzi di frequentare regolarmente. Anche la scuola a sua volta fatica a trovare un canale di comunicazione efficace con le famiglie. Da qui l'idea dell'amministrazione comunale e scuola di sperimentare un percorso per cercare di far fronte al problema. Adesso andiamo ad Oderso, parliamo di sanità, parliamo di nascite perché ci sono stati 1000 nati con la fecondazione in vitro. Sentiamo. 1000 bambine venuti al mondo negli ultimi 15 anni grazie alle tecniche di fecondazione in vitro proposte dal Centro di Procreazione Medicalmente Assistita Gianluigi Beltrame di Oderzo. La struttura dell'ULSS ha portato avanti nel quindicennio 800 cicli di primo livello e 3500 di secondo livello con una buona percentuale di successo, attorno al 35%, al pari dei maggiori centri d'Italia. I dati saranno presentati domani durante un convegno rischio clinico e PMA dal concepimento alla nascita all'Auditorium Ascom di Treviso. Durante l'incontro verrà illustrato anche il nuovo servizio dedicato alla fertilità delle donne che stanno affrontando cure oncologiche. Tempi d'attesa, altra nota positiva del centro Pitergino, riguarda proprio la riduzione dei tempi d'attesa che sono stati abbattuti di 12 mesi. Operazione quest'ultima portata avanti rafforzando l'organico con una nuova biologa a supporto della collega e di 4 medici e uno psicologo. Ma non si possono dimenticare le lunghe liste d'attesa che hanno caratterizzato il servizio negli anni scorsi. A maggio 2016 si stimavano circa 3 anni di iter per arrivare alla fecondazione omologa.
fatta adoperando il seme e l'ovulo della coppia di aspiranti genitori. Un disagio che aveva costretto molti aspiranti papà e mamme verso cliniche private e negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Nel 2016 la media era di 120 coppie che andavano a prima visita dopo 15 mesi e bisognava aspettare altri 15 mesi per il ciclo di trattamenti. Un tempo biblico che si traduceva in circa 300 pratiche eseguite all'anno a fronte di 1200 domande iniziali. In questi mesi si è lavorato molto per abbattere i tempi di attesa e accelerare la presa in carico delle coppie. Siamo riusciti a ridurli di 12 mesi. Un risultato importante ha ribadito Marco Cadamuro Morgante, che è il direttore sanitario della USL 2 Marca Trevigiana. E adesso un nuovo scatto dal territorio. Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, finisce qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione, non cambiate canale dopo le condizioni del tempo e qualche annuncio pubblicitario. Torneremo con le altre notizie dal Nord-Est.